Gertrude Stein. Come voleva si dimostrare. Un ospite d'onore, così vuole l'uso, inizia un discorso con elogi e umorismo e parlando agli ideali del pubblico veste le lodi con il linguaggio tecnico della professione degli ascoltatori. Si sa che l'attenzione post-prandiale deve essere attirata con quest'esca e solo lentamente cresce fino all'interesse e alla fatica. Quindi il chiacchierone scelto comincia la sua chiacchierata imitatoria con l'elogio della ripetizione e una colta signora delizia il suo pubblico con una frase e lo incita a rallegrarsi delle proprie imperfezioni. Noi laureate siamo sempre delle studentesse, disse e alcuni istanti indovinando una condanna in queste parole elogiative si burlarono sottovoce dei propri compagni illusi la giovane donna d'oggi fino all'età di 21 anni conduce la stessa vita di suo fratello ha un'infanzia libera con esercizi ginnastici e più tardi va al college e impara il latino le scienze e la matematica superiore in questi giorni si occupa di sport e diventa famosa sui campi da gioco, eccelle nel canotaggio e nel cricket, comportandosi in ogni cosa come se il sesso non esistesse e l'umanità fosse tutta uguale e le differenze tradizionali fossero delle mere variazioni d'abito e di contorno. Ho visto delle studentesse universitarie molti anni dopo la laurea che impersonavano ancora il tipo delle studentesse e ne accettavano il modello. Che erano protette ogni giorno dalle lotte del mondo esterno e vivevano e morivano con l'attrezzatura intellettuale ottenuta al college, persistendo fino alla fine a credere di avere lo stesso potere di un uomo, e spogliate del loro superficiale latino e del loro cricket, qual era il loro livello se non quello di un'antica scuola per signorine, con gli studi classici e la libertà che sostituivano la qualità di una lady. Molto simile al lavoro di un uomo, se volete, prima che diventi un uomo, ma quanto diverso dal lavoro di un uomo quando ha raggiunto la virilità. Mi chiedo se la donna nuova rimparirà mai i fatti fondamentali del sesso, se si accorgerà che il livello universitario ha pochissimo valore nel lavoro reale. L'altro giorno ho visto una laureata che si lamentava di essere presa a gomitate dai suoi compagni maschi nella competizione per il posto migliore. Nonostante tutta la sua educazione, era ancora una donna americana, con dei diritti e dei privilegi, e non più disposta ad adottare gli schemi maschili nella lotta di quanto lo fosse sua nonna. Non era meno donna né più tenace nella lotta, anche se sapeva il latino e aveva tirato calci a un pallone. Chissà se le cose differenti saranno mai riconosciute differenti. Vorrei che le donne imparassero tutto quello che possono, ma che non scambiassero la cultura per l'azione e non credessero che il lavoro di un uomo sia loro adatto solo perché hanno avuto l'educazione di un ragazzo. In breve vorrei che le poche donne che devono fare qualche lavoro maschile lo facessero, ma penso che la gran massa delle donne si dovrebbe contentare di raggiungere la maturità della donna. C'è una direttrice del college di Fernarst nello stato del New Jersey, che come molti della sua generazione crede fermamente in questa essenziale uguaglianza dei sessi e che ha dedicato la sua vita allo sviluppo di questa dottrina, scrivendo numerosi pamphlet e inculcandola nella testa delle numerose studentesse del suo college. Ho sentito molte laureate di quel college proclamare questa dottrina d'uguaglianza con una riserva mentale in favore della superiorità femminile confondendo la viva intelligenza e la cultura acquisita con l'efficienza pratica e la comprensione culturale con la capacità vitale e che valutano di più il talento di apprendere la cultura della facoltà di creare la prosperità di una nazione. Questa direttrice di Fernast ha avuto grande influenza nella vita di molte donne, possiede un'enorme energia e molta fermezza di propositi. Ha un istinto straordinario per le qualità degli esseri umani e sbaglia raramente nello scegliere i migliori tra i giovani insegnanti neolaureati. Raramente li tiene per molto tempo perché o raggiungono una tale efficienza che vengono richiesti dalle grandi università oppure vengono licenziati perché non sono abbastanza efficienti da venire richiesti altrove. La direttrice di Fernarst ha un cuore duro e pratica, amorale nel senso che ogni valore cede il passo alla convenienza, e ha un vero entusiasmo per l'emancipazione delle donne, e un sentimento quasi mistico per la letteratura e la bellezza. In conformità con l'ideale maschile, il college è retto dalle stesse studentesse per tutto ciò che riguarda la condotta, ma questo governo è. Sebbene in mano delle studentesse, è in realtà interamente centrato sulla direttrice che, è dominata dalla passione per il potere assoluto, applica un ammirevole sistema di spionaggio e di controllo che interrompe di tanto in tanto con l'innudo esercizio della propria autorità e con frequenti, ignominiose ritirate. Questa forte e risoluta personalità dà il tono al college e influenza profondamente tutte le studentesse per quanto onorevoli e virili siano gli ideali che governano il luogo i metodi immorali della direttrice la dottrina della superiorità femminile e il mistico apprezzamento delle forme d'arte più decadenti sono gli influssi più vitali e molte delle laureate passano tristi anni nella vita reale a rendersi conto che le loro qualità non sono migliori nella loro potenza maggiore di quelle di molte loro simili più semplici e che le virtù e i metodi tradizionali sono più onorevoli e insieme più efficienti quale sentimento è più ammirevole della devozione alla propria alma mater quale influenza è più piacevole nella giovinezza di quella dei propri compagni tutti i figli delle università provano simili buoni sentimenti, ma anche su una devozione così pura può incombere un pericolo e portare significati diversi in vite diverse. E le donne dei college hanno la stessa età degli uomini, ma sono molto più vecchie emotivamente. E trattando quell'esperienza come una faccenda di importanza vitale, ricevono dal loro college un'impronta duratura. Inoltre, la loro vita non si arricchisce immediatamente con le esperienze del vasto mondo e così restano insoddisfatte dello schema che hanno accettato. I college hanno effetti diversi: un college le educa aggressivamente sane e rozzamente virgine, un altro aumenta le loro facoltà d'apprendere a scapito della salute e dei valori estetici. E mi è sempre parso un terribile compito, quello di decidere della vita di qualsiasi giovane donna, di decidere quale college dovrà formarne il carattere. Di Helen Thornton, la direttrice di Fernast, una donna che passò la giovinezza nella lotta per rendere le donne migliori, un proposito nobile e costante, così ambiziosa per il benessere della sua specie e della nostra generazione di donne, che hanno dei diritti da rifiutare, forse dovrei tacere e non additare al mondo le contraddizioni della sua dottrina e i pericoli dei suoi metodi. Come? Forse che una riforma inizia gloriosamente e piena di speranza di rifare un popolo e distruggere i sessi, solo per finire nelle stesse vecchie case con i soliti uomini e le solite donne sempre allo stesso vecchio posto. Le dottrine che hanno un nobile contenuto spesso si dimostrano futili all'atto pratico. Ho visto troppe riforme di successo per togliermi il cappello e gridare evviva mentre appaiono trionfanti ed elogiate, e farei quello che posso perché il mio prossimo inneggiante non applauda troppo forte e non si colmi l'animo di eccessive speranze. È forse la scuola di Manchester che guida l'Inghilterra alla filantropia del libero scambio e alla prosperità, oppure è Joseph Chamberlain che la guida più lontano verso un egoismo protettivo e un grande futuro? È Susan B. Anthony che domanda a gran voce il diritto di voto o John Marshall che vuole limitarlo? Io li osservo e mi rendo conto che la gente di Manchester e Chamberlain desiderano in egual modo la gloria dell'Inghilterra e che Miss Anthony e J. Marshall sono ambedue ansiosi che la giustizia sia garantita a tutti. Fossi stata educata nell'ultima generazione piena di speranza e di irraggiungibili desideri, avrei anch'io dichiarato che gli uomini e le donne sono nati uguali, ma appartenendo a questa generazione con tutte le università e tutte le professioni accessibili, e in grado di rendermi conto che gli altri sono realmente più forti io dico che voglio restarne fuori e ne resterai fuori dice il mio lettore stanco di questo atteggiamento non dico di no posso soltanto sperare di essere una di quelle rare donne che riescono a starne fuori dal momento che trovo dentro di me ciò di cui ho più bisogno quando Philip redfern Prese la sua laurea in filosofia e immediatamente dopo ebbe la cattedra al College Fernhurst nello stato del New Jersey, le due personalità più interessanti del luogo erano la direttrice Miss Thornton e la sua amica Miss Bruce, titolare della facoltà di inglese. Redfern non aveva avuto prima d'allora alcuna esperienza di college femminili, ma essendo un uomo profondamente interessato alla vita della sua epoca. Non era privo di teorie e di convinzioni riguardo ai valori di quel modo di vita ed era preparato a rendere e a trovare interessante e istruttiva un'esperienza con 500 donne intelligenti. Sapeva già qualcosa sul carattere della direttrice, ma non aveva mai sentito dire nulla sugli altri membri di quell'istituzione e quando andò a salutare i suoi colleghi era piuttosto eccitato e incuriosito. Il nuovo professore di filosofia fu invitato a un tè a casa della direttrice per conoscere tutti i membri della facoltà due giorni dopo il suo arrivo. Entrò da solo e fu ricevuto dalla direttrice, una figura dignitosa, con una testa nobile e dei modi bruschi e preoccupati. Era leggermente zoppa e camminava appoggiandosi a un bastone di tartaruga il cui imperioso movimento le faceva strada attraverso ogni ostacolo. Le devo presentare Miss Bruce, disse interrompendo piuttosto bruscamente la cerimoniosa cortesia del nuovo insegnante che era del sud e quindi educata a un'elaborata cavalleria. È l'unica nostra altra filosofa e muovendosi rapidamente tra la folla, lo presentò a Miss Bruce. Redfern guardò con interesse questa persona con la quale avrebbe dovuto dividere il mondo filosofico e che gli sembrò la più perfetta incarnazione di dolcezza e di intelligenza che avesse mai incontrato. Era alta, snella e riservata, il volto dolce e intelligente, gli occhi timidi e i bei capelli ondulati, sfumati di grigio. L'intera figura che impersonava il suo ideale di perfezione a tal punto che il cuore gli balzò in petto per la sorpresa. Lei lo salutò con goffa timidezza e dopo alcuni istanti di vani sforzi per sostenere una conversazione formale, disse bruscamente Che cos'è che lei intende per realismo, naif? riferendosi a una dottrina che egli aveva espresso in un recente articolo. Redfern rimase sorpreso e divertito e si lanciò allegramente nella più astrusa metafisica, osservandola nel frattempo con crescente ammirazione. Lei parlava con serietà, ardore e intensità, e il suo punto di vista era chiaro, i suoi argomenti giusti e le sue opinioni ricche di sensibilità. La sua timidezza scomparve durante quell'appassionata discussione. Ma i suoi modi non persero il loro imbarazzato ritegno, la voce non perse la dolcezza nello sguardo la timidezza. Redfern, che non aveva mai incontrato prima una tale intelligenza insieme a una dolcezza così perfetta, sentì di essere alla presenza di quell'ideale che aveva sognato, ma che non aveva mai sperato di incontrare in questo mondo bisessuato. E l'ascoltò con affascinata attenzione, chinando verso di lei l'alto e ben proporzionato corpo americano con la testa intelligente, il volto glabro, la pelle sciupata e gli occhi attenti. Fino all'ultimo momento della sua vita, Redfern se la ricordò come allora gli apparve: le lunghe dita delicate, palpitanti, il corpo contegnoso, il dolce viso sciupato e il timido sguardo. Mentre i due erano ancora nel pieno della discussione, furono avvicinati da una giovane donna bionda, carina e ansiosa, che Redfern salutò con scrupolosa cortesia e presentò come sua moglie alla nuova conoscenza. Miss Bruce ammutolì e ricadde in una timidezza e un imbarazzo ancora maggiori, e guardando con angoscia la nuova arrivata, dopo numerosi sforzi per costringere la mente ad afferrare la situazione, Balbettò. Mrs. Redfern. Sì, sì, naturalmente sua moglie, avevo dimenticato. Fece un altro tentativo per iniziare a parlare, ma poi improvvisamente vi rinunciò, guardandoli con un'espressione derelitta. Stavate parlando di realismo naif, disse Mrs. Redfern nervosamente. Continuate, prego, mi interessa molto sentire che cosa ne pensate. E Redfern, inchinandosi alla moglie con la sua scrupolosa cortesia, si volse verso Miss Bruce e riprese il discorso, e presto Miss Bruce si perse di nuovo nel mare della metafisica e obliò tutte le piccole perplessità umane. Per un osservatore sarebbe stato difficile, giudicando soltanto dall'apparenza, indovinare quale fosse il rapporto fra quelle tre persone. Miss Bruce era assorta nel discorso e seguiva il filo dei propri pensieri, dimentica di tutto se non di quella discussione. Redfern ascoltava e rispondeva, alternando argomentazioni a epigrammi, dimostrando la stessa cortese deferenza a entrambe le donne. Il volto intelligente con la fronte quadrata, il lungomento vigoroso, la carnagione stanca le labbra ferme e gli occhi attenti rivolti ora verso l'una, ora verso l'altra con imparziale interesse, e Mrs. Redfern nervosa e imbarazzata, il bel volto biondo pieno d'ansia per il desiderio di capire ascoltava l'uno e poi l'altra, con la stessa ansiosa diligenza. Era un gruppo che avrebbe reso perplesso il più esperto degli interpreti. Finalmente l'amica con la quale Mrs. Redfern era entrata li raggiunse insieme ad altri, il realismo naif fu abbandonato e la conversazione divenne generale. Presto il gruppo si sciolse e tutti si mossero in giro per la stanza, bevendo tè, facendo epigrammi, parlando delle faccende del college e analizzando Swinburne, Oscar Wilde e Henry James. Ognuno desideroso di conoscere il nuovo professore, che tutti naturalmente osservavano, lodavano o criticavano e che si muoveva tra loro con la sua conversazione brillante, i modi affabili e la rigorosa cortesia meridionale, il volto intelligente e gli occhi indagatori alla fine era stato bevuto abbastanza tè. Tutti si erano conosciuti ed era stato detto uno stupefacente numero di epigrammi e Redfern si avvicinò a una finestra, da dove la direttrice Miss Bruce e Mrs. Redfern stavano guardando un bellissimo tramonto e un lungo viale di olmi che dal villaggio di Fernast portava alle colline boscose, purpure nel tramonto e splendide da guardare. Redfern si fermò a osservare la scena con loro. Disse Miss Bruce citando i versi dell'Iliade. Mrs. Redfern ascoltò attentamente. Ah, naturalmente lei sa il greco, disse con viva ammirazione. Miss Bruce non rispose, e la direttrice cominciò a descrivere ai nuovi arrivati quello che avevano di fronte e a narrare la storia che lei amava di più, e cioè la storia del luogo. Come vent'anni prima lei si trovasse in casa di un'amica a Richmond e come un giorno descrivesse le lotte di una giovane donna che stava cercando di studiare la matematica superiore e come una ricca signora di Richmond che era presente e si interessasse della cosa e si convincesse gradatamente che gli uomini e le donne dovevano fare lo stesso lavoro e come quel college fosse stato fondato e Miss Thornton ne fosse diventata la direttrice. Grazie a quell'incontro fortuito. E ora, concluse Miss Thornton, non è più un esperimento. L'uguale capacità delle donne e degli uomini è stata perfettamente provata. Redfern, al quale era stata rivolta quest'ultima osservazione, si inchinò e assentì, tenendo discretamente per sé qualsiasi dubbio potesse essergli rimasto a quel proposito e forse abbandonandolo del tutto con un'occhiata a Miss Bruce, che stava ancora guardando fuori dalla finestra. Come le parole e gli incidenti banali, gli olmi e le colline purpure e un gruppetto di gente che parla tranquillamente rimangono fissi nella memoria. C'è una tale solennità in un primo incontro con coloro che hanno una profonda importanza nella nostra vita, che dà un carattere sacro alla frase più banale. Poco dopo questa conversazione il nuovo professore e sua moglie presero congedo. La direttrice e Miss Bruce rimasero sole e Miss Thornton cominciò a parlare di Redfern, ma Miss Bruce le prestò poca attenzione e per tutto il resto della serata rimase smarrita in una nebbia di realismo naif. Quanto a Redfern tornò a casa con la mente piena di gioia e di interesse per la nuova conoscenza di quel pomeriggio. Passò molto tempo a pensare e ad analizzare le qualità di lei, sperando che si sarebbe dimostrata quale sembrava, e desideroso di sapere su di lei tutto ciò che poteva sapere, e noi riferiremo brevemente la piccola storia che seppe da alcuni pettegolezzi fatti nel college.